Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la politica. Il governo delinea la manovra e saltano le norme sul POS. Il ministro Giorgetti ha illustrato il maxi emendamento con cui si ritocca la legge di bilancio con misure di carattere sociale significative. L'interlocuzione con l'Unione Europea spinge l'esecutivo a eliminare la soglia di 60 euro per l'utilizzo del POS. Si allarga anche la platea per il taglio dei 3 punti del cuneo fiscale e salgono a 600 euro le pensioni minime per gli over 75. Il reddito di cittadinanza sarà per 7 e non per 8 mensilità. Qatar, l'Argentina è campione del mondo, finale pazzesca, decidono i rigori 7-5, una sfida da brividi fra i due numero 10, Messi e Mbappé. E torniamo in Italia, disegno di legge delle ONG, accoglie il paese di bandiera la nave. I soccorritori dovranno chiedere ai migranti salvati la manifestazione di interesse sull'eventuale domanda di protezione internazionale. Dovrà essere il paese di bandiera della nave a farsi carico dell'accoglienza dopo lo sbarco. Il governo lavora sulle nuove regole. Intanto un naufragio a Lampedusa, morta una bimba, non ci sarebbero dispersi. Il Papa ha firmato già le mie dimissioni in caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Non so a chi le abbia date il Cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato. Alfredo Trentalangi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. La decisione arriva dopo le polemiche scaturite dal caso D'Onofrio, il procuratore dell'AIA arrestato con l'accusa di traffico internazionale di droga. Il Belgio invita i suoi cittadini a lasciare l'Iran a causa del rischio di detenzione arbitraria. Addio Orlando Buzzanga, nato a Palermo, aveva 87 anni, ha interpretato grandi ruoli del cinema, della TV e del teatro e definito il Merlo maschio della commedia italiana. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.